Vai giù, vai giù. Facciamo questo micro video per mostrare come si fa una singola piega a due. Ah, in questo caso il panetto ancora ha una parvenza di curva, quindi non, teoricamente non servirebbe, però mostriamo lo stesso la tecnica. Ah, come Non vedete, hai centrato la non ho centrato il farina. buco. Quando rovesciamo il panetto sul banco, con la farina sotto, si ottiene che la pagina inferiore si riempie di farina, diventa non appiccicosa, mentre quella superiore è molto umida, idratata anche con un po' d'olio, è comunque appiccicosa. Noi dobbiamo ridare forza e struttura a questo panetto, che struttura non ne ha. Quindi come facciamo? Singola piega a due, così. Tiriamo, giriamo e sigilliamo qui. Basta. Questo panetto, adesso ripeto, è un po' troppo forte, lo si rimette paro paro dentro alla sua bella struttura e il lavoro è finito. Ok? Ciao con la manina.